Primo giorno del nuovo sogno, è iniziata ufficialmente la nuova stagione della futura Volley Giovani. Dopo due promozioni consecutive è arrivato il momento di prepararsi allo storico debutto, o meglio ritorno in Serie A2. Squadra al gran completo per il primo allenamento agli ordini di Matteo Lucchini, un nuovo mosaico pensato per provare a stupire tra conferme e nuovi arrivi. Tra le ultime tessere c'è quella di Virginia Peruzzo, da busto a busto, dalla UIBA alla futura, per prendersi un posto da protagonista. Virginia, inizia una nuova avventura, una maglia che conosci bene, cosa ti aspetti da quest'annata? Sì, inizia una nuova avventura, diversa ma simile, perché insomma conosco bene un po' tutto lo staff, tutta la gente che c'è intorno e sono emozionata, innanzitutto perché è proprio un'esperienza nuova completamente, sia per il fatto che insomma, palestra diversa da tantissimo tempo in cui sono sempre stata a busto, adesso questa palestra per me è nuova, ma alla fine mi sento già a casa. E la cosa ancora più nuova è che per me appunto è finita il liceo, inizia l'università e vivo fuori casa con questa ragazza che è dietro di me, Rebecca Latham, l'americana, e insomma già passata una giornata, lei è carinissima, ci siamo trovate subito bene e sono davvero emozionata. Insomma, l'anno scorso l'esperienza in Serie A1, quest'anno la vivrai da protagonista. Questo non è mai detto, insomma, uno punta sempre a viverla da protagonisti, sicuramente darò il 100%, il 1000 per 1000 per dare il meglio di me e dare il massimo a questa squadra che penso che meriti tanto. Ognuna di noi, devo dire, ci siamo incontrate già ieri sera per appunto fare squadra e mi è piaciuta molto questa squadra, penso che farà delle belle cose. Ai blocchi di partenza tra le veterane la seconda linea di Valentina Danielli, pronta a ripartire laddove si era lasciato. Valentina, inizia una nuova avventura, tu sei già una bandiera di questa squadra, ma adesso cambia tutto, è tutto diverso. Sì, sono contenta di essere di nuovo qua con loro perché ho creduto in questo progetto fin dall'inizio e quindi il fatto che abbiano creduto in me anche quest'anno mi rende molto orgogliosa, quindi sono molto contenta. Tutto nuovo, sfida nuova un po', non di certo per la società, però per Matteo, per me sicuramente. E mai avrei pensato di ritrovarmi in Serie A, però è una sfida a tutti gli effetti, quindi mi metterò in gioco al 100%. Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è un sogno che potresti realizzare? Allora, sogno sì, però non lo dico. È chiaro che quando arrivi da due stagioni al massimo hai comunque la voglia di dare il 100%, quindi sogni ci sono, li lasciamo lì. Magari come obiettivi è quello sicuramente di dare il 100% e sono sicura che cresceremo in ogni caso, perché comunque gli allenamenti, la qualità si alzerà e quindi ognuna di noi, secondo me, il suo obiettivo è quello di dare il 100% per poter raggiungere dei begli obiettivi, comunque divertirsi, ecco. E allora buon lavoro. Grazie.